Oggi è il 10 maggio 2014, parliamo delle preghiere di liberazione perché c'è molta confusione in giro, anche nei sacerdoti. Padre Cipriano De Meo, che è un esorcista abbastanza noto, ha scritto in un suo libro che la differenza sostanziale tra l'esorcismo e le preghiere di liberazione è che l'esorcismo ha il comando diretto e le preghiere di liberazione possono essere solo implorativi a Dio, ma non avere il comando diretto al demonio. È vero? È questa la differenza. No, no, non è vero. Dobbiamo sempre partire dal Vangelo perché l'istruzione ci viene da lì, ci viene da lì. Poi la Chiesa ci darà delle spiegazioni, passerà delle precisazioni. Marco 16:17. Coloro che credono in me, quindi uomini, donne, adulti, bambini, che credono in me, il Signore ci crede, una grande fede in Lui. Nel mio nome cacceranno i demoni, guariranno i malati, eccetera. Quindi fede, grande fede in Gesù e la forza del nome di Gesù, perché, come diceva un noto esorcista, dobbiamo noi a cacciare i demoni, è il Signore che fa, noi preghiamo, ma poi è il Signore che agisce. Certo, che le preghiere di liberazione non possono avere il comando diretto lo affermano diversi esorcisti. Lei è da 29 anni che dice a Radio Maria e ha scritto che le preghiere di liberazione sono delle preghiere private e possono essere quindi sia implorative che imperative al demonio. Perché secondo lei continuano a dire che il comando diretto al demonio una madre non lo può fare per sé, per i suoi problemi o per suo figlio e suo marito? Perché continuano a dire così che non lo possono fare le persone? Beh, sbagliano, si possono benissimo fare anche le preghiere col comando diretto, con la forza del nome di Gesù. Nel nome di Gesù, Satana, vattene, lo può dire chiunque, chiunque. E noi, leggendo le vie santi, impariamo tante cose che a mio parere completano anche e illustrano meglio gli insegnamenti della Chiesa. Per esempio, noi vediamo tanti santi e sante che senza essere esorcisti fanno liberazioni, chiamiamole liberazioni o preghiere d'esorcismo, diamoci il nome che vogliamo, perché un nome ufficiale non c'è mai stato di preciso. Quando nel IV secolo sono nati gli esorcismi, l'esorcistato, allora ecco il nome esorcista. Prima lo si dava a tutti, in tutti i casi si chiamavano esorcismi, qualunque comando contro il demonio. Sì, certo. Poi, per distinguere l'esorcismo fatto da un sacerdote autorizzato dal vescovo, per distinguerlo da una preghiera fatta anche da un sacerdote, ma non autorizzato dal vescovo, o da un semplice Che non fedele, sono nei da rituali per chiunque, esorcisti? per fare una distinzione, allora queste preghiere hanno preso il nome di preghiere di liberazione. Preghiere di liberazione, però, che possono avere la stessa forza e Ecco. anche di più degli Eh esorcismi. sì, infatti, le volevo chiedere, è vero che possono essere più efficaci di un esorcismo? È vero, basti leggere per esempio la vita per prendere una che sicuramente non era un esorcista. Santa Caterina? Caterina da Sì, Siena. lei l'ha scritto, sì. Santa Caterina da Siena, per Bacco, faceva il comando e cacciava via i demoni. È vero quindi che possono Ma fare le questo preghiere? succede,
la leggiamo nella vita di tanti santi, anche recenti, basta fare il nome di un padre Pio, di padre Leopoldo Mandic, di padre Candido, padre Candido il risorgista, ma santi che cacciavano i demoni, addirittura è passato come se fosse patrono degli esorcisti, la figura di San Benedetto, che mai studiando bene si è studiato, si è visto che mai è stato nominato patrono degli esorcisti. Però siccome aveva una forza grandissima a cacciare i demoni, benché non fosse né esorcista né sacerdote, era un monaco. Cacciavi i demoni. Qualunque prete, suora, è vero che può fare le preghiere di liberazione con comando diretto, sì, e dovrebbero farlo? Sì, sì, possono farlo, purché abbiano grande fede in Gesù. E direi che il primo requisito è la fede, poi ci sono altri requisiti e li diciamo perché sono fondamentali. E prendiamo l'esempio anche qui dal Vangelo, quando 9 apostoli non sono riusciti a liberare un ragazzo ai piedi del Tabor, mentre Gesù con Pietro, Giacomo e Giovanni era sul Tabor per la trasfigurazione. Gesù scende, il padre del ragazzo si raccomanda a Gesù perché liberi questo suo figliolo, Gesù lo libera. Ma poi è interessante il colloquio tra Gesù e gli apostoli. Signore, perché noi non ci siamo riusciti? Addirittura eravamo in 9, in genere erano in 2, andavano in 2 a predicare, a parlare. Ci hai dato la facoltà, l'abbiamo usata, ci siamo sempre riusciti. Ma perché questa volta non ci siamo riusciti? E mettendo insieme le tre risposte che sono riferite dai tre sinottici, perché tutti e tre, Matteo, Marco e Luca, narrano questo episodio e narrano questo colloquio con Gesù, questa risposta di Gesù, che è fondamentale anche per tutti noi. Perché non ci siamo riusciti? Quindi non è stato sufficiente che Gesù avesse dato loro la facoltà di cacciare i demoni. Guardate, è forte. Non è stata sufficiente la facoltà che Gesù ha dato loro di cacciare i demoni e che sono riusciti a esercitare tante volte. Perché non avete avuto fede? La prima qualità che chiede, ci vuole una grande fede in Gesù. Grande fede. E io dico anche che la base di tutte le virtù, una grande umiltà. La vera fede è basata sull'umiltà, come anche la carità. San Tommaso d'Aquino si dice che anche la carità non sta in piedi se non c'è l'umiltà, grande umiltà. E questo lo dico perché anche per giudicare, vedere se uno possiamo metterlo ad assistere a pregare durante esorcismi o durante preghiere di liberazione, bisogna scegliere, bisogna stare attenti perché potrebbero introdursi anche delle persone dell'altra sponda, certo, per cercare di rovinare le cose. Certo. E allora, fede, un altro evangelista ci dice, preghiera, avete pregato troppo poco. E l'altro evangelista ci dice, digiuno. Quindi Gesù dà come tre motivi per cui questi apostoli, autorizzati da Gesù a fare esorcismi,
non sono riusciti quella volta a farli perché non avevano abbastanza fede, non avevano pregato abbastanza, con vera fede, anche la preghiera, certo, richiede fede, umiltà, e non avevano digiunato. Queste tre qualità dobbiamo tenerle presenti, certo. Sia gli esorcisti, e infatti erano esorcisti gli apostoli, sia gli esorcisti, sia coloro che fanno preghiere di liberazione. Certo. Si dice talora che liberare è donare la gioia di Dio. Io ho riportato in un libro anche delle testimonianze di persone che per sé fanno le preghiere di liberazione con il comando diretto, oltre naturalmente al Santo Rosario o alla Santa Messa, e dicono di sentire la differenza come risultati quando fanno queste preghiere con il comando diretto e quando fanno quelle implorative. Dicono che c'è molto riscontro positivo. Succede anche nei confronti di persone che si stanno per separare o che hanno dei problemi un po' pesanti. Si fanno le preghiere di liberazione anche con il comando diretto, oltre a fare la vita sacramentale, e stanno molto meglio, sentono dei riscontri notevoli. Lei le Ecco, consiglia? io le consiglio, però tengo presente queste qualità riferite da Gesù, fede, preghiera, digiuno. C'è per esempio un mio amico esorcista, adesso anziano, è il più anziano degli esorcisti del mondo, perché ha già passato, mi pare, i 60 anni, 70 anni da che è esorcista, che il giorno in cui fa gli esorcismi non mangia, non tocca cibo. Vabbè, lui fa così, ognuno ha le sue scelte, ognuno ha i suoi motivi, però adottare per digiuno non intendiamo soltanto il cibo. Certo. Intendiamo anche qualunque cosa che ci costa sacrificio, qualunque cosa che ci costa sacrificio. Oh, e allora con questi criteri, umiltà, fede, preghiera, digiuno, Gli posso. noi con queste qualità noi ci regoliamo anche per vedere quando si presentano a noi dei falsi carismatici, dei falsi o veri carismatici. Naturalmente a queste qualità ne aggiungo anche un'altra, perché anche questa viene dal Vangelo e anche questo è fondamentale per distinguere un vero da un falso carismatico. Dai frutti si conosce la pianta, quindi bisogna che la persona sia umile, sia di preghiera. Mi dicono di uno che ha le folle nel Veneto e non va mai in chiesa, non va mai in chiesa. Mi scusi, a questo proposito mi hanno scritto che c'è in un paese di Pesaro Urbino c'è un signore che si chiama Franco Mancini che sostiene di avere dei doni di guarigione e sostiene di essere seguito da Padre Amor e di avere la dispensa dal Vaticano. Da lui vanno tantissime persone ed anche tanti bambini. Pensi che lui va anche ai Salesi di Ancona, un ospedale pediatrico. Il signore in questione riceve le persone con un compenso, dietro compenso. Lei conosce questa persona e ne sa qualcosa? Non lo conosco affatto. Mi piace questo suo intervento perché mi dà l'occasione anche di dire che ci sono tanti che vanno in giro dicendo di essere miei allievi, di aver fatto esorcismi con me. Io non li ho mai sentiti nominare, non li conosco affatto. Siccome il mio nome è conosciuto, ecco che cercano di farsi grandi col mio nome.
e hanno fatto anche, fanno anche dei raduni, per esempio un grosso raduno che è stato fatto ad Esio, a base ci sarà Don Amor presente, eccetera. Io non lo sapevo neanche. Non solo non sono stato invitato, non ci sarei andato, ma non lo sapevo neanche. Ossia, quando viene venduto il nome di qualcuno noto, io sono noto, non valgo niente, ma la notorietà ce l'ho, anche per i libri scritti, per le, sono 30 anni quasi che faccio esorcismi, per le interviste radio, televisive, giornalistiche, la notorietà ce l'ho, certo. Questo non dico di no, ma mi manca il resto, ho bisogno dell'umiltà, della fede, della preghiera, del digiuno, eccetera. Se non ce l'ha lei l'umiltà, noi ci dobbiamo sparare, perché oh, mi hanno detto che lei si adatta a fare e a tenere le conferenze anche nei ristoranti, addirittura in un garage, e si è adatta dappertutto a parlare del Signore in tutti i posti e non è da tutti. Io ho detto che sarei disposto ad andare a parlarne anche all'inferno, pur sapendo che le persone che stanno all'inferno non c'è più niente da fare, per cui è inutile. È buffo, perché ho conosciuto anche delle persone che mi hanno detto: padre, io prego anche per Giuda. Ma se c'è uno che di cui abbiamo la certezza che è all'inferno, certezza che viene data da Gesù, che fin dall'inizio incomincia a dire: uno di voi è un diavolo, uno di voi mi tradirà, guai a quell'uomo per colpa del quale il figlio dell'uomo sarà tradito. Meglio per quell'uomo che non fosse mai nato. E subito prima di andare nell'orto degli ulivi, in quella che chiamiamo la preghiera sacerdotale di Gesù, padre, è giunta l'ora, incomincia così. Dice: ecco, tu mi hai affidato questi, nessuno di loro è perito tranne il figlio della perdizione. Più chiaro di così. Meglio per quest'uomo che non fosse mai nato. Più chiaro di così. Certo. Eppure c'è della gente che crede di essere più santa dei santi a inventare le cose. Comunque, ecco, tenere presente queste qualità che sono fondamentali anche per distinguere le persone da invitare o no a partecipare. Guardate, sia partecipare a preghiere di liberazione, sia partecipare a esorcismi, in genere se si fanno personalmente a una persona singola, si prende un gruppo ristretto di persone, certo, e si guarda bene che persone siano. Quando invece si fanno a grandi folle, anch'io tante volte, dopo aver predicato, dopo aver prima della messa, alle volte mi è capitato di farlo, quando dopo una conferenza, alla fine della conferenza, in piazza, per esempio allo stadio di Salerno, sì, vari posti, lì ci sono folle immense, ma lì ho la certezza che ci sono anche delle persone negative che vengono per cercare di screditare la preghiera di liberazione che viene fatta. Sì. Ci sono anche le persone che cercano di screditare, non è detto che ci riescono, intendiamoci, però alle volte possono anche riuscirci. Le preghiere di liberazione si possono fare in qualunque posto, vero? In qualunque posto. O qui do un pensiero che ci tengo a dirlo chiaro, perché è legittimo che un vescovo o un parroco possano non volere che l'esorcismo
o la preghiera di liberazione sia fatta nella sua chiesa, è lui che li comanda, quindi può proibire? No. Nella mia chiesa? No. Magari in sacrestia, in altri posti vicini o in case private, dove volete. Possono mettere dei limiti riguardo al luogo, ma riguardo a fare le cose non possono mettere nessun limite. E io ce l'ho anche con quei vescovi, e purtroppo sono molti, che mettono dei limiti agli esorcisti. Per esempio, solo alle persone della diocesi. Sì, se ne sentono tanti, è vero, sì. Io, quando mi sento dire questo, l'ho detto anche un vescovo, dico, ah, ha ragione, solo le persone della diocesi, infatti lei vede nella parabola del buon samaritano, che il buon samaritano che si ferma, il sacerdote no, il levita se ne vanno oltre, girano strada, ma il buon samaritano vede questo ridotto male, eccetera, gli chiede, sei ebreo o sei non ebreo? Di che religione sei? Di che fede sei? Ma che? Vede uno che ha bisogno, lo cura. Già. Vede uno che ha necessità, lo cura. Mica gli sta a fare l'esame. Sono andato l'ultima volta che andai a Lourdes. Mi è stato detto che l'unico, almeno allora ce n'era uno solo, esorcista a Lourdes, notate, Lourdes, luogo di incontro da tutto il mondo, l'esorcista aveva il divieto dal vescovo di esorcizzare persone che non fossero della diocesi di Lourdes. Queste sono pecche che non perdono ai vescovi, come non perdono ai vescovi che non credono nel demonio, non credono negli esorcismi, non nominano esorcismi. Esorcisti, di esorcisti ce n'è una scarsità enorme, per cui è provvidenziale, notate quello che dico, provvidenziale che abbiamo imparato dai protestanti a fare le preghiere di liberazione. Si è imparato dai protestanti, noi non le facevamo. Poi in America questo gruppo di giovani si è trovato ad assistere casualmente a una preghiera di liberazione fatta da un gruppo di pentecostali, ne hanno visto l'efficacia e da lì l'hanno diffusa in tutto il mondo. Ed è una grazia, perché data la scarsità, sì, è vero, è vero, scarsità di esorcismi, almeno noi mandiamo dai gruppi del rinnovamento, sperando, perché anche nei gruppi di rinnovamento ultimamente c'è stato un calo. Sì, ossia, mentre una volta tutti, almeno qui in Italia, i gruppi del rinnovamento facevano anche le preghiere di liberazione, non tutte le volte che si riuniscono, in genere i gruppi del rinnovamento si riuniscono una volta alla settimana, ma magari una volta al mese fanno preghiere di liberazione. E anche qui c'è una cosa che ammetto, quando si riuniscono solo per pregare, se c'è della gente che urla, che si butta per terra, eccetera, fanno bene ad allontanarla. Perché in quell'occasione lì hanno lo scopo di riunirsi solo per pregare e hanno il diritto di non essere disturbati. Quando invece fanno gli incontri in cui fanno le preghiere di liberazione, lì anche se c'è gente che urla, che va per terra o altro, bene, bene, poi si vedrà. Don Gabriele, io mi ricordo che facevo parte di un gruppo di preghiera dove lei teneva degli insegnamenti di Maria e Nino. Ecco,
al gruppo che si chiama Amen. Sì, e quando c'era qualcuno che aveva una possessione o una vessazione, era lasciato in pace lì. Non veniva mandato via. No, vede, perché è sempre stato un gruppo, ci ho predicato tante volte in questo gruppo, mi ricordo, è sempre stato un gruppo limitato, dove si conoscevano tutti, sapevano tutti, insomma, quindi se ci fosse stato qualcuno l'avrebbero allontanato dal gruppo, non solo dalla preghiera di liberazione, ma anche dal gruppo. E quindi, essendo un gruppo limitato di gente che si conoscevano tra loro, eccetera, se c'era qualcuno che anche non in occasione di preghiere di liberazione dava dei segni di, diciamo, di essere disturbato, diciamola così, ecco, allora potevano benissimo lasciarle continuare. Le persone mi dicono che spesso i gruppi non fanno più le preghiere di liberazione su una singola persona, ma si limitano a dire: se hai fede prega e Dio libera lo stesso. Ma Gesù liberava e pregava sui singoli, e la terapia di liberazione si fa sui singoli. Però spessissimo viene detto alle persone: prega e Dio ti libererà. E non lo dicono per mancanza di tempo, perché si potrebbero organizzare, ma per principio, convinti che con la fede si risolva tutto. E non fanno più, quasi più, le preghiere di liberazione sui singoli. Cosa obietta a chi fa così? Sbagliano. Io sono sempre naturalmente favorevole alle preghiere fatte sui singoli, con un gruppo ristretto, scelto, di gente di vera preghiera, di gente che vengono, assistono in silenzio per pregare, perché sono solo gli incaricati di fare la preghiera o di esorcismo o di liberazione a farla ad alta voce, gli altri no, certo. Pregano in silenzio, ma pregano. Ora, se quando ci sono, intendiamoci, sono favorevoli quindi alle preghiere, ai singoli, e in genere si fa dai singoli, però sono anche favorevole alle preghiere fatte alle masse, e ne ho avuto tanti risultati positivi, anche preghiere fatte alle masse, e conosco vari vescovi che le hanno non solo approvate, ma che partecipavano. E anche lì ci sarà stato un po' di tutto, perché si faceva per esempio nel Duomo, la chiesa piena, mica si stava a vedere tu entra, tu non entra, no. Si faceva e anche le preghiere di liberazione o di guarigione fatte a una massa, ma ottengono dei risultati. E alle volte dei risultati numerosi. Mm-hmm. Ho partecipato, e mi piace ricordarlo, perché è morto in concetto di santità e mi pare che sia aperta la sua causa di avviata di santificazione di Padre Tardif. Sì, è vero. Ma Padre Tardif le faceva le preghiere nelle masse, nelle piazze, in tre atti gremiti. Io l'ho sentito personalmente, l'ho sentito a Rimini. Anch'io. E quel giorno che c'era lui c'erano 60.000 persone. L'ho sentito in altre occasioni, direi sentito indirettamente, ossia perché ripreso, ma però si vedevano le folle, e lui le faceva anche ai singoli, ma le faceva anche alle masse, e si vedeva, lui aveva un dono particolare che Dio gli aveva dato e che lui chiamava carisma di conoscenza, per cui lui si rendeva conto delle guarigioni. Ad esempio, una volta
una che ho sentito in trasmissione, poi l'ho sentita anche riferire da lui in una predica. Si trovava in una piazza, gremita, gremita. In prima fila c'erano le persone in carrozzella, i malati. A un certo punto ha detto: cinque di queste persone sedute in carrozzella sentono un certo nervosismo. È il Signore che le ha guarite. Prego queste persone di farsi riconoscere sventolando il fazzoletto. Uno, due, tre, quattro. Dice: no, sono cinque. Quattro. Poi li faceva salire sul pulpito a raccontare la storia della loro malattia, come si erano malati e come erano guariti di colpo. In quella stessa occasione, più avanti, ha detto: sono entrate qui sette persone completamente sorde. Adesso ci sentono benissimo. Prego queste sette persone di farsi riconoscere sventolando il fazzoletto. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette. Ma la prima persona che si è alzata a sventolare il fazzoletto è stata una delle persone che era in carrozzella. Era la quinta, che essendo completamente sorda, non aveva sentito che doveva farsi riconoscere e sventolare. E allora dice: Signore, ti chiedo una grazia queste altre volte. Prima guarisci i sordi e poi guarisci gli altri. Ma per dire, uno dei nostri tempi, che in tantissimi hanno conosciuto, certo, incontrato personalmente, sì, sì, che ha girato il mondo, e guardate, la sua storia è interessante, perché lui era malato da non guarire, doveva morire in ospedale. Sono andati cinque o sei persone del rinnovamento carismatico cattolico, è questo il vero nome del rinnovamento, movimento rinnovamento carismatico cattolico, gli sono entrati nella stanza e gli hanno chiesto: reverendo, permette che facciamo una preghiera su di lei? E padre Tardifo ha detto: oh sì, grazie. Lui non aveva mai sentito parlare del rinnovamento, non sapeva che esistesse. Questi ragazzi, questi giovani, non mi ricordo se cinque o sei, hanno pregato su di lui, è guarito istantaneamente. Voi capite che da quel momento è diventato uno dei leader del rinnovamento, lo spargeva dappertutto. Sì, sì, l'ho visto anch'io. Lo spargeva, sì, dappertutto. È vero, sì. Aveva avuto la prova dell'efficacia della preghiera di guarigione sulla sua pelle, che secondo i medici doveva morire, era in fin di vita. E poi ha fatto tutto l'apostolato che il Signore ha voluto, e quando il Signore lo ha chiamato è andato dal Signore. Molto spesso le persone confondono il demonio con un'anima dannata, cioè con una persona, un essere umano finito nell'inferno. Quando si dice il maligno si intende sia uno che l'altro. E le chiedo: può una persona dannarsi per l'eternità e diventare anima dannata, finire nell'inferno se fa spiritismo o magia? Certo, certamente, certamente, può andare all'inferno, ci va. Oh, guardate, qui ne approfitto per dire una frase secca, che potrà sembrare esagerata, ma è di Gesù: chi non è con me
è contro di me. O si è con Cristo o si è con Satana. Non esistono vie di mezzo. E tutti quelli che dicono, e sono tanti, qui in Italia e non solo in Italia, sono tanti, credo, ma non sono praticante, sono con Satana. Sono schiavi di Satana. Non esistono vie di mezzo. Perché Gesù dice chiaro, chi è con me osserva le mie parole. Osserva le mie parole. Chi non osserva le mie parole non è con me. Non basta dire, io credo in Gesù Cristo, ma ne sposo quattro di seguito, faccio quello che voglio. No? Le leggi di Dio vanno osservate. O si è con Cristo o si è con Satana. Quindi una persona in quelle condizioni lì, che va a sedute spiritiche, che fa sedute spiritiche, è sicuramente con Satana, però è ancora viva. Quindi ha la possibilità di convertirsi, di pentirsi. Il Signore ha istituito questo grande sacramento della confessione per rimettere i peccati, perché uno che è in peccato, che è con Satana, possa tornare con Gesù Cristo. E quindi c'è, finché uno è vivo, c'è questa possibilità. Quando uno è morto non c'è più niente da fare. Non c'è più niente da fare. C'è il giudizio di Dio che è inesorabile, o paradiso o inferno. Non parlo del purgatorio perché lo considero un'anticamera del paradiso. Insomma, è un posto provvisorio. Mentre i posti definitivi sono solo o il paradiso o l'inferno. E da lì non ci si muove più. Gli ortodossi fanno le benedizioni delle case e quando una casa nuova deve essere inaugurata, prima che la gente entri, il sacerdote va e fa una messa di benedizione. Chiede che la casa sia protetta, che i muri siano resistenti contro le intemperie, tipo i terremoti, le cose così. Da noi si è persa l'abitudine. Nella confessione cattolica manca questa cosa. E allora la gente alle volte si rivolge agli ortodossi a chiedere che facciano le benedizioni delle case o di una macchina nuova, ad esempio. Ma la mia domanda è, c'è stato un divieto specifico a fare queste cose in ambito cattolico? Come mai non si fa? No, non c'è un divieto specifico. Diciamo subito che benedire la casa nuova è un bene e nel benedizionale uscito dalla CEI ci sono proprio le benedizioni per le case nuove. Per le case nuove non si benedice più la terra, ad esempio. Purtroppo si è perso lì, dipende anche dal crollo che c'è stato nel clero, crollo vero e proprio. Quando io ero ragazzo, ma tutti i parroci andavano nel periodo pasquale a benedire le case. Io ho conosciuto anche dei parroci che ci impiegavano molto tempo perché era l'occasione, naturalmente prima di andare nella casa a benedirla avvertivano, era l'occasione per riunire tutta la famiglia e perché il parroco potesse parlare con tutta la famiglia all'unita e poi dava la benedizione alla casa. Ma sempre si benedicevano le case. Oggi, se si è costretti alle volte per mancanza, proprio mancanza dei doveri da parte del clero latino, uno può anche ricorrere a un sacerdote protestante. Sì, è un cristiano, può anche ricorrere a un sacerdote protestante. Però chiunque si può benedire la sua casa anche con l'acqua benedetta. Sì, uno può anche benedire, però
è sempre meglio la benedizione alla Certo. casa o la benedizione del sacerdote, Certo. però poi dopo che è stata benedetta il sacerdote può continuare, i membri di famiglia possono continuare a benedire la casa e tante volte mi capita quando ci sono dei disturbi malefici nelle case di dire alle persone prima di andare a letto, fatevi il segno di croce con acqua benedetta, spruzzate il letto dando la benedizione, datela pur voi, la prima volta fate venire un sacerdote, poi datela pur voi. Si può, uno deve difendersi dal demonio Certo. e tutti hanno questo potere di difendersi dal demonio, purché lo facciano con fede, in grazia di Dio. Con umiltà. Mi può dire qualcosa sulla predestinazione? Cosa significa che siamo predestinati, che è già stato tutto deciso su di noi e qualsiasi cosa facciamo non possiamo cambiare il nostro destino? È una falsità. La predestinazione non esiste perché Dio, che non vive fuori dal tempo. In Dio non c'è il tempo. Lui di ognuno di noi ci conosce da tutta l'eternità. Poi incomincia la nostra vita umana quando nasciamo, ma lui lo sapeva già e sa anche dove andiamo a finire. Sa già tutto. Siamo tutti creati per il paradiso. Quindi quando mi si dice esiste la predestinazione, sì, solo per il paradiso. Però siamo sottoposti alla prova, siamo Certo. sottoposti alla prova. Gli angeli, parte di angeli, si è ribellata a Dio, hanno voluto essere come Dio e sono diventati demoni e sono stati loro a creare l'inferno. Dio Sì. non aveva creato l'inferno, Sì. Dio ha creato solo cose belle, buone, sante, sane. Dio si è creato tutti per il paradiso. Le faccio l'ultima domanda e poi non la disturbo oltre. Vorrei sapere che cosa ne pensa del papiro che è stato trovato degli Esseni dove si parla di Gesù che era sposato, dove c'è scritto che Gesù era Sì, sposato. beh, Che lì cosa ne pensa? sono falsità. Sono falsità. Per Come cui, spiega beh, questo? l'hanno inventato. Guardi, come anche noi abbiamo tanti fatti che sembrerebbero evangelici, ma sono inventati per lo più, quelli che noi chiamiamo Apocrifi. Vangeli apocrifi. Sì. Sono veri Vangeli, sono autentici. È possibile anche che ci sia qualcosa d'autentico e qualcosa è stato anche accettato, per esempio i nomi di Sant'Anna e San Gioacchino come genitori della Madonna, è una cosa che è stata accettata, perché è il protovangelo di Giacomo, che è il primo, è molto antico, quindi viene trattato con un rispetto particolare, con un riguardo particolare. Perché ci possono essere in esso tante cose vere, perché è scritto poco dopo la morte di Gesù, però non sono garantiti, non c'è da credere a tante cose, anche E quella è questo una papiro? cosa inventata. Beh, però l'hanno trovato. No, l'hanno trovato in documenti non autentici. È stato trovato in una grotta dove hanno trovato altri scritti. Sì, ma noti, anche i Vangeli apocrifi sono stati trovati in grotte in posti antichi, Certo. ma poi guardando bene la storia di quei Vangeli si vedeva che erano stati scritti dopo. Sì, certo. Si vede solo in questo papiro, c'è scritto che è antico,
C'è scritto che Gesù era sposato e tanti sacerdoti, soprattutto tra i protestanti americani, i sacerdoti protestanti americani sono contenti perché dicono è la prova che Gesù era sposato. Lì, guardate, hanno inventato tante cose. Ad esempio, purtroppo, c'è stata una confusione che l'hanno fatta anche dei padri della Chiesa, una confusione vecchia tra tre donne che sono ben distinte nel Vangelo, sì. E alcuni ne hanno fatto un'unica persona. Per esempio, un libro buono, ma non storico, della Valtorta, sì. Ne fa un'unica persona, ossia la peccatrice innominata. Non sappiamo né il nome né il paese, ne sappiamo solo il mestiere, faceva la prostituta. Siccome ha unto i piedi di Gesù e li ha asciugati coi suoi capelli, sì. Ecco che allora ha fatto un gesto che poi è stato fatto anche da Maria, sorella di Lazzaro e di Marta, durante il banchetto a cui ha partecipato anche Lazzaro dopo che era risuscitato, ha unto i piedi di Gesù e gli ha asciugati con i suoi capelli, hanno pensato che fosse un'unica persona. E così ci hanno messo insieme anche Maria Maddalena. Hanno pensato, ecco, la peccatrice, Maria Maddalena e Maria, sorella di Lazzaro, sono un'unica persona. E invece no, il Vangelo è chiaro, sono tre persone nettamente distinte. E Maria Maddalena, ci dice bene il Vangelo, aveva sette demoni, era posseduta dal demonio e Gesù l'ha sanata. Poi ci dice il Vangelo che era una di quelle donne, doveva essere una donna di una certa età e anche facoltosa, una di quelle donne che seguivano Gesù e gli apostoli e gli aiutavano, dice bene il Vangelo, specifica, li aiutavano col loro denaro. Col loro denaro, perché l'uso degli ebrei era questo: uno doveva guadagnarsi il pane lavorando. Se uno si dedicava a predicare la Bibbia, aveva diritto di farsi mantenere. Però non avevano bisogno delle perpetue, di lavarsi i vestiti, di cucirsi, quelle cose di farsi da mangiare. Ognuno le facevano loro. Una volta che hanno incominciato alla predica del Vangelo, Gesù ha cessato di fare il falegname e anche lui si faceva mantenere. Alle volte avevano inviti a pranzo e tante volte il Vangelo ne parla, ma avevano anche questo gruppetto di pie donne che seguivano Gesù perché erano devote di Gesù, credevano in Gesù e, essendo danarose, aiutavano il collegio apostolico coi soldi. Quindi Maria Maddalena, guarita dal demonio, che seguiva Gesù, la troviamo ai piedi della croce, è la prima a cui Gesù appare risorto, non ha niente a che vedere, mentre dire Maria Maddalena la si confonde con la peccatrice. Sì, capisco. Con la peccatrice. Ah, non è mai stata una peccatrice. Certo. Io la ringrazio per la disponibilità. Io vi ringrazio perché a quest'ora sono già in ritardo. Ecco.